la temperatura ambiente, siamo già arrivati a 65, però devo andare a vedere cosa transita come generale, cosa abbiamo messo, e quindi di conseguenza dimensionarlo, dov'è che è? Eh sì. Perché eccolo qua, sì, la portata di cavo in fase, sì. Quindi metto qui uno 0,5. Vediamo se adesso basta. Però chiaramente gli ho messo un carico che non era... Si insiste con il 16 quadri, però vabbè, io adesso non lo voglio mettere così, lo lasciamo così. Poi vediamo. Tanto rimetto a 0 e poi lo dimensioniamo. Vi faccio vedere invece i due lucchetti messi contemporaneamente. Devo aver messo un'altra... Vediamo cosa mi ha messo. Ok, vi faccio vedere qui i due lucchetti, quindi mettiamo qui il 16 e come conduttore anche qua mettiamo tutto 6 quadri, quindi io blocco. Quando io scelgo mi viene alzato subito il flag in modo tale che non perda, diciamo, la selezione. E quindi qua mi ritrovo invece i due lucchetti. Quindi due lucchetti vuol dire blocco della conduttura e blocco dell'articolo. Se ci sono installati pannelli fotovoltaici 6 kg, che modello di salvabilità COF? Allora, in realtà dipende dall'inverter, quindi il costruttore dell'inverter potrebbe richiedere un tipo particolare, potrebbe anche bastare il tipo A in realtà, quindi adesso noi abbiamo visto ACOF perché i BDNRS ce li abbiamo ACOF, però in realtà abbiamo anche il tipo A come BDD45, quindi potrebbe andare benissimo anche il tipo A, quindi non, no. L'F viene prescritto per ad esempio l'asciugatrice, la lavatrice, quindi carichi con, sì, con motori, con, però comunque, sì, il costruttore dell'inverter può prescrivere un tipo particolare, come per le colonie di ricarica, se viene prescritto il tipo B, si deve mettere il tipo B, se invece è sufficiente il tipo F, si mette il tipo F. Per un carico in impianto ascensore, quale protezione da preferire? Allora, impianto ascensore, vabbè, allora dipende. Allora, anche qui, noi adesso qua stiamo facendo una villetta. In realtà, se possiamo fare una cosa diversa, visto che comunque abbiamo visto l'integrazione con i quadri e quindi possiamo adesso concentrarci nuovamente su T-System. Facciamo un o prendiamo quella villa trifase. Sì, possiamo prendere quella villa trifase. Allora, intanto andiamo a prendere quella villa trifase che stavamo iniziando e la sviluppiamo, così magari mettiamo un carico ascensore. Allora, abbiamo il nostro generale tetrapolare. Andiamo a vedere dove è finito, sì. Non vedo le tre fasi. L1, L2, L3, N, perfetto. Qui abbiamo. Possiamo fare comunque anche qui un avanquadro. Possiamo farlo così. Possiamo mettere qui. L'apparecchio, mettiamo qui l'ammonio termico. Poi, in parallelo mettiamo l'SPD, così vediamo anche questo, mettiamo un SPD con la sua protezione magnetotermica, qui mettiamo
un collegamento morsettiera e facciamo un... E qui mettiamo magari un piccolo scatolato per dare un po' di selettività. Potremmo mettere anche da 63, ricerca articolo, invece che tutti mettiamo scatolato, bin. No, non trovo nulla, e questo è ottimo. Perché non trovo nulla? Perché T-System mi filtra gli apparecchi regolabili che non possono essere installati in 898, quindi torno in dietro e metto 9472. Chiaramente quando poi si posa questo centralino bisognerà o mettere l'indicazione o la chiave per differenziarlo magari da quello che metteremo a valle in 898, quindi va indicato. Andiamo a sceglierlo adesso, selezioniamo un 63, possiamo metterlo da 03, ricerco articolo e tetrapolare, adesso vediamo se scatolato DIN, ecco lo troviamo, possiamo prendere, va benissimo, vediamo se c'è scatolato magnetotermico differenziale, sì, possiamo, tanto per quello che volevo farvi vedere io. Va più che bene, così vi faccio vedere magari anche le curve di selettività. E adesso andiamo a vedere qui, io direi li mettiamo, li possiamo mettere invece che questo, possiamo mettere un magnetotermico, quindi lo facciamo un po' più ricco rispetto all'esempio di prima, quindi invece che un interruttore di mano, invece, esatto, mettiamo un magnetotermico. Lo mettiamo da 32, ricerchiamo l'articolo, possiamo mettere non voglio il modulo ridotto, quindi vi faccio vedere anche questa cosa qui, vado in dati quadro, non voglio il modulo ridotto, quindi vado in dati e tolgo modulo ridotto, scelgo due poli protetti e rivado a prendere il mio magnetotermico e questa volta non avrò l'articolo modulo ridotto, ma avrò questo due moduli con due poli protetti. Potrei mettere questo qui e lo inserisco. Adesso vi faccio vedere, potrei anche prevederlo magari tetrapolare in modo tale da poi distribuire le varie fasi, vi faccio vedere anche il simbolo del carico squilibrato, quindi io farei carico, mettiamo generale dell'abitazione tetrapolare, torno nell'apparecchio, quindi lo azzero, lo ricerco e lo prendo da 32, ma tra tetrapolare va benissimo questo, e poi magari sviluppiamo faccio vedere adesso, ho inserito le due curve, questo non l'avevamo visto la settimana scorsa, vediamo se dove che se, vediamo se è partito, io ho schiacciato così, ah ecco qua, curva tempo corrente, eccolo qui, turbo, perfetto, e qua potete vedere la selettività che c'è tra i due apparecchi, uno scatolato e uno invece il modulare, quindi sono ben distanziati, è vero che qua si toccano, però se noi andiamo a vedere adesso, andiamo a vedere il prima di toccarla senza, vado a vedere il potere interruzione, io volevo far vedere se potevo, ah perché questo qui no, perfetto,
Volevo far vedere le regolazioni di questo qui. Perfetto. Quindi c'è una selettività praticamente totale, però bisogna stare attenti perché se si va a regolare, chiaramente la selettività si può perdere. Questo lo si può capire dalla curva. Ma quando si va a cercare una regolazione, ad esempio, una termica inferiore per poter posare corde più piccole o anche la magnetica, in questo caso la magnetica è fissa, però se a fine linea abbiamo una corrente di cortocircuito molto bassa e per questo dobbiamo regolare la magnetica invece che a 10, a 8, a 7, fino a 1,5 per gli elettronici, chiaramente la selettività che leggete sul catalogo la perdete. Perché la curva si sposta inesorabilmente verso sinistra, sia la termica che la magnetica, la spostano a sinistra, la termica è la parte alta, la magnetica è la parte bassa. Se la ripristino lì perché tanto in questo esempio non ci serve vedere, però è qua che devo far vedere che adesso invece è totale, perché uno è scatolato appunto e l'altro è modulare, quindi hanno una dinamica diversa, una meccanica diversa. Invece, se lancio un calcolo, boh, vediamo se ci sono delle potenze. Ecco, vedete subito che è apparso un altro. Adesso facciamo un po' di applica, visto che comunque vediamo un po' cosa è successo. Sì, volevo farvi vedere questo simbolo. Questo simbolo è apparso, come avete visto, dei lucchetti, ci sono anche questi simboli. Questo simbolo è apparso perché di fatto volutamente. C'è un errore, non abbiamo ancora equilibrato le fasi. Io ho preso la villa, cioè abbiamo costruito assieme una villa trifase. Abbiamo copiato un ramo dall'altro progetto che era una villa monofase e non abbiamo cambiato le fasi. Di fatto è tutto sull'L1 e quindi è squilibrata, è squilibrato, diciamo, questa linea proprio perché non abbiamo equilibrato. Come si fa a equilibrare o a spostare? Possiamo andare ad esempio centralino abitazione, visto che abbiamo portato le tre fasi al centralino, possiamo dire che le luci giorno, le prese giorno sono sulla L1, mentre le luci notte e le prese notte sono sulla L2, quindi l'articolo non cambia, il progetto comunque risulta non calcolato perché gli ho fatto una modifica. Ho spostato un carico, quindi ho messo qualcosina sull'L1, qualcosa sull'L2. Adesso mi manca magari mettere qualcosa sull'L3. Sto ancora pensando. Ho finito questo qui. Se non mi ricordo, probabilmente abbiamo fatto il copia prima di sviluppare il progetto mettendo il CDZ e la lavanderia. Quindi adesso vabbè, e anche la presa. Il piano cottura, vabbè, lo facciamo adesso, non importa. Mettiamo sull'L3 il piano cottura. Tanto, piano cottura. Sì, dovrei metterci qualche po' di potenza, possiamo mettere ad esempio 5. Possiamo mettere un coefficiente di utilizzazione e lo mettiamo sull'L3. Adesso lancio il calcolo e chiaramente. Va bene, se il simbolo è ancora squilibrato è perché effettivamente c'è uno squilibrio tra le fasi, perché adesso io ho messo, vabbè, ho esagerato sull'L3. Sì, perché ho messo diciamo che quando la villa è trifase, il piano cottura si può collegare e comprare trifase, quindi io andrei qua, equilibrerei il tutto, quindi metto 5 kW. Così mi servono anche delle corde più piccole, adesso glieli faccio ricalcolare. Quindi stessa potenza, chiaramente la corrente si suddivide sulle tre fasi, ora quindi adesso è andato. È ancora squilibrato perché? Perché ho la L3 scarica, completamente scarica, quindi luci giorno, prese giorno, luci notte, prese notte. Chiaramente non è così facile equilibrare, possiamo fare ad esempio per equilibrarlo come fini didattici, io direi mettiamolo qui, CTRL V, poi compilo,
Prendiamo anche questo, Ctrl C, Ctrl V, e quindi io mi sono messo qui altre due partenze, quindi ho giorno, giorno, notte, notte, e qui potrei mettere mansarda, taverna, quello che taverna, chiaramente ho sbagliato che devo mettere le L3, però almeno vi faccio vedere come va a sparire quel simbolo, se in maniera certosina andate a equilibrare i carichi. L3 e qui abbiamo prese taverna, taverna, fatto. Faccio un calcolo, l'ultima linea mi diventa bianca chiaramente e adesso è sparito, ma è sparito semplicemente perché abbiamo un piano cottura che essendo collegato in trifase è equilibrato per definizione e io ho messo esattamente gli stessi valori di prese e luci nella zona giorno, nella zona notte, nella taverna, e quindi è diventato perfettamente equilibrato. Diciamo che in una villa si dovrebbe mettere proprio in questo modo, no? Il bagno dove c'è un fono su una fase, l'altro bagno dove c'è un altro fono su un'altra fase, c'è il forno, la colonna forno che va su una fase, la colonna lavatrice su lavatrice su un'altra fase, e così si equilibra comunque. Poi invece quando c'è la possibilità di mettere carico trifase, il motore di una piscina, la sauna, il piano cottura, la pompa di calore, se c'è l'allaccio trifase si compra il carico trifase. Vediamo se ci sono domande, Agustina. Mi sono distratto un'altra volta. Vediamo un attimo. Silenzio anche la mia mail. Ah, allora aspetti, c'è un'altra che vuole un aiuto. In particolare dice che manca il seguente. Ah, vabbè, facciamo che adesso mi prendo solo nota. Ctrl C. Facciamo qua assistenza, installazione di quadri e qua mettiamo a domani, grazie. E quindi abbiamo scritto anche questo. Che significato hanno gli impianti trifasi, simboli quadratini con i numeri e talvolta freccia? Sì, ok, qui sì, qui abbiamo risposto, che era un utente che chiedeva. Se cancelliamo la 6 e la 7, facciamo riapparire nuovamente il simbolo dello squilibrio. Quindi il simbolo dello squilibrio in effetti è L1, L2, L3 con questo simbolino qui che sparisce appena si riequilibra. Non devono essere perfettamente equilibrati, è una percentuale che abbiamo deciso ormai 15 anni fa già nel 7 e l'ho ripetuta proprio pari pari nell'8. Quindi adesso non ricordo se è il 20%, comunque non è normato, è una scelta di Ticino. Quindi voi potete comunque lasciare il carico squilibrato, è quasi più importante il cosφ visto dall'interrogatore che l'equilibrio, perché sono più sensibili, c'è più sensibilità sul cosφ. Infatti il prossimo webinar farò vedere come mettere un carico capacitivo per infasare. C'è già un progetto che ho già sviluppato e che farò vedere il prossimo webinar. Invece non potevo partecipare ai precedenti webinar. Il manuale d'uso lo trovo online? Sì, questo è facile da rispondere. Il manuale d'uso lo trova, andiamo sul sito professionisti. Qualcuno l'ha già sentito, qualcuno no, ma se arriva la domanda rispondiamo subito. Nella sezione strumenti, applicazioni web per la configurazione e preventivazione, c'è la sezione di sistema 8 e il manuale utente deve essere da qualche parte, eccolo qui, manuale tecnico. Quindi il pulsante inizia la progettazione, avviati sistema 8, il manuale tecnico invece fa partire un download qui di un PDF. E qui c'è forse la prima registrazione che ho fatto su T-System, però nella sezione formazione, come ho detto poc'anzi, trovate tutti on demand, col filtro on demand, tutti i webinar che ho registrato io e i miei colleghi. Filtrando in distribuzione in bassa tensione trovate tutto quello che c'è anche altri miei webinar su T-System.
Andiamo avanti, perché anche inserendo una K2 di tensione pari a 4% unità di progetto nella finestra dei cavi viene sempre proposto il 3? Allora, questa è una domanda interessante. Nei dati impianto è possibile inserire la caduta max nell'impianto, 4%, mentre il 3 che io vedo è nel tratto. Adesso proviamo a mettere in serie un altro carico, quindi mettiamo un magnetotermico e supponiamo un magnetotermico, quindi io potrei mettere un magnetotermico e supponiamo di avere un locale tecnico. Quindi io vado a mettere un sezionatore, nuovo quadro, quindi poi metto un po' di distanza, quindi un po' di metri, quindi metto un Q3. Dopo gli diamo un nome, locale tecnico, qui ho due partenze, mettiamo, sbagliato, mettiamo la caldaia, il sistema solare, non lo so, nel locale tecnico possiamo metterci anche un compressore, adesso sto sparando, quello che mi serve sapere però è che, farvi vedere che se io qua metto un po' di metri, carico, no, scusate, conduttura, io ci metto 20 metri, quindi ho locale tecnico da un'altra parte. E mettiamoci due potenze, possono essere anche bassissime, nel senso che tanto la caldaia 500 è già fin troppo. Piuttosto il compressore invece potrebbe avere 2 kW e forse anche di più. E stavamo dicendo cos'è il solare, vabbè, il solare potrebbe essere 0,1. Facciamo ok, facciamo un calcolo. Ah, ho messo tutto trifase, in realtà vabbè, per questo esempio. Vabbè, il compressore, sì, possono esserci anche tutti. La caldaia sarà monofase comunque. Comunque, andiamo a vedere se c'è qualcosa di che ci fa superare. Nessun articolo soddisfa la proprietà. Probabilmente ho esagerato, forse ho sbagliato perché mi vuole un 320. Ah, ho messo 5. La pepan. Qua ho fatto l'errore io. Volevo mettere 0,5. Non mi ha preso lo 0. Perdonatemi. 0,5, quindi probabilmente dobbiamo, ecco, questo 320 se non lo azzerate come corrente nominale, vi faccio vedere, vi rimane tale perché è stato quell'errore, io me lo sono portato fino in cima, infatti è una cosa che vorrei sviluppare perché azzerando, io azzero l'articolo, azzero le sezioni, ma non azzero il nominale che magari un utente ha inserito con pazienza linea per linea e quindi io non gliela vado a azzerare, però per azzerarla posso entrare tranquillamente nella mia linea e azzerarla manualmente. Quindi adesso se io rifaccio un calcolo effettivamente quindi, ah, perché ho a monte ho ancora qualcosa, sì, questo qui devo azzerare perché si è propagato l'errore, quindi 0 articolo, rimane 6, faccio anche questo qui a 0 articolo, sì, si è propagato fino al generale, non ha senso, è un errore che non ha preso la virgola, quindi errore mio. Quello che vorrei implementare è nella funzione cancella, oggi ho solo articoli e sezioni, solo articoli, solo sezioni, qua vorrei aggiungere IN. Semplice, solo che è 15 anni che è così, quindi per ora ci siamo limitati a fare quanto era previsto col set, però adesso lo stiamo ulteriormente sviluppando e quindi i due software si allontaneranno un po' alla volta. Ah, devo ancora azzerare questo che è rimasto da 1000 in giustamente, così almeno abbiamo sistemato anche l'ultimo, perfetto. Rifacciamo un calcolo e poi torniamo alla domanda. Ok, eccolo qui. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, andiamo a prendere ad esempio uno di questi carichi che sono nel locale tecnico e andiamo in risultati calcolo. Voi vedete che l'acidità massima è 3% nel tratto 001 nell'impianto 065. Adesso allunghiamo a titolo didattico le condutture. Quindi io qua posso mettere 100 metri,
Faccio un calcolo, vado a vedere quanto cade nel tratto, 0,45, mi ha lasciato ancora l'1,5, aumento ancora a 500, voglio far superare il 4 così vi faccio vedere che cosa succede. Aggiornati, mi fa 2,33, quindi adesso è tanto, chiaramente mezzo chilometro non ha senso, però voglio far vedere una cosa. Ok, adesso metto anche qui un po' di metri, così facciamo cascare un po' in un tratto, un po' nell'altro tratto e vi faccio vedere che cosa è successo. Ok, la linea, il colore viola. Se io supero il 4% nell'impianto, nessuno mi dice che non va bene. Per la norma voi potete anche superare, però è giusto che lo sappiate. Ecco, dallo schema blocchi riuscite a capirlo immediatamente perché viola è il colore di default da sempre con cui indichiamo configura leggenda. No, ho sbagliato, non è configura leggenda. Opzioni grafiche. Noi con il colore viola indichiamo quando è stata superata la CDT Max e la CDT Max è quel 4% che abbiamo scelto. Viola, dato che siamo qua, vi faccio vedere anche l'arancione, simbolo modificato, bianco, simbolo calcolato, grigio, simbolo non calcolato. Va bene, area disegno bianca, il colore delle linee nero, potete cambiare anche quello. Dato che siamo qua, vi faccio vedere che il colore della sezione principale appunto è nera, quella privilegiata è blu. E la continua, quindi le linee a valle dell'UPS sono rosse. Magari questo lo vedrete sicuramente nel mercoledì prossimo. Quindi torniamo a noi. Se c'è un rettangolo, un blocco viola, vuol dire che c'è una linea che ha superato la CDT max, non quella della linea. Perché non quella della linea? Perché quella della linea invece deve essere garantita, perché voi avete chiesto 3. Se io qui dovessi esagerare, mettere di più, il software non lascia l'1,5, ma andrà al 2,5 per poter rimanere dentro. Quindi andiamo al limite a 700, ad esempio, rifacciamo un calcolo. È sempre viola perché ormai il 4 l'abbiamo superato, ma come vedete è diminuita. Perché è diminuita? Anche se ho allungato perché ho messo un 2,5 e quindi è caduta meno, la tensione è caduta meno. Quindi questo simbolo viola vi indica solamente che è stato superato il 4%. Quindi se io vado in dati impianto e ci metto 5, dov'è che è? In dati impianto e ci metto 5, mi ricordo più dove. È tardi, eccolo. 5. Facciamo ok. Adesso se io faccio un calcolo e vado nello schema blocchi, in teoria è tutto bianco perché quella linea che era viola, dove risultati calcolo, adesso è 4,06, ma il limite non è più 4, ma è diventato 5. Allora, perché? Perfetto. Grazie. Col T7 ho realizzato diversi quadri importati da quadri precedenti realizzati col T5 e col T8. Abbiamo la stessa possibilità di... Allora, l'importazione. Allora, giustamente, andiamo a vedere un po'. Perché Import. devi Apri mangiare? progetto. Non l'abbiamo fatto questa sera perché siamo partiti dal cloud, però in realtà Aperitiva? sfoglia. Io posso importare nel lotto Lo vuoi? file creati con il 7. Con l'8 che mi sono stati passati, quindi un collega vi passa un file T8, voi lo potete aprire, vi potrebbe passare anche un link visto che è web, poi vi faccio vedere come. Qualcuno ci incomincia a salutare, giustamente mi ricorda che siamo fuori orario. Buonasera, adesso chiudiamo così vi do il questionario di gradimento. Possiamo importare il 5, ma non l'abbiamo ancora sviluppata questa funzione perché è comunque fattibile importare il file
file 5 nel T-System 7, salvare